non solo un mercato interessante e appetibile per noi. Dall'inizio della storia della rivoluzione industriale è stata fatta una guerra sistematica ai contadini, perché i contadini erano una forma di economia non dipendente dal mercato, il più possibile autosufficiente. E la guerra è stata fatta per costringerli a entrare nell'ottica mercantile. E questo qui nasce con il movimento dell'enclosure nell'Inghilterra, che significa l'abolizione dei beni comuni, perché questo è il punto fondamentale. Quando c'era la possibilità per tutti i contadini di utilizzare delle terre che appartenevano alla collettività, non appartenevano né al feudatario né allo Stato, ma appartenevano alla collettività, e i contadini potevano andare a cogliere l'erba, a portare al pascolo, a cogliere la legna, a tutte quelle cose che venivano fatte normalmente. Nel momento in cui hanno cominciato a fare la recensione delle terre, tutto quello che era un bene comune che consentiva a queste persone, in un'ecologica di economia di autosussistenza, di completare, no, quello che gli serviva per vivere, questi non hanno più avuto la possibilità di farlo. E da quel momento in avanti è nato questo processo, diciamo, di appropriazione e privatizzazione dei beni comuni. Che poi, però, attenzione, che l'appartenenza del bene comune non è neanche lo Stato, perché lo Stato è l'altra forma di appartenenza che si è imposta insieme alla proprietà privata. E nella tenaglia tra la proprietà pubblica e la proprietà privata sono rimasti schiacciati i beni comuni. E la dimensione dei beni comuni è quella che deve essere ricostruita. Per esempio, noi facciamo tutto un discorso, qui sarebbe lungo da affrontare, contro il welfare state, perché il welfare state è una maniera di non di appoggiare le famiglie, ma di appoggiare la crescita. Perché è chiaro che se in una società come finalizzata la crescita del PIL, tutte le persone, maschi e femmine, nella fascia d'età produttiva devono pensare soltanto a produrre merci e a consumare merci, e tutto l'aspetto delle relazioni umane deve essere affidato a qualcun altro, non devono essere distratti da questo, non devono dedicare il tempo ai bambini o dedicare il tempo ai genitori, devono dedicare il tempo al lavoro, alla produzione. E allora lo Stato interviene con il welfare state, sgravandolo di questa responsabilità per consentirgli di dedicare tutta l'energia e tutto il tempo alla produzione di merci. Noi diciamo di recuperare una dimensione invece di relazioni umane, quello che alcuni chiamano il welfare di comunità, in cui si cominciano a gestire anche tutta una serie di servizi alla persona attraverso delle forme di rapporto volontario, comunitario, e non soltanto attraverso delle forme statali o quelle private per quelli che se le possono permettere. Ecco, la dimensione del bene comune è strettamente legata all'economia della decrescita, perché l'abolizione dei beni comuni è avvenuta in funzione di allargare lo spazio della crescita economica produttiva, sia gli spazi a partire dai terreni, dai luoghi dove si produceva, per aumentare l'obiettivo dell'enclosure era quello di aumentare la produttività dei suoli, va bene? E quindi il recupero di una dimensione di beni comuni che ancora esiste, non è stata tutta annullata, è la dimensione di una relazione col territorio di carattere comunitario, finalizzata a utilizzare ciò che il territorio ti dà per vivere, ma non lo sfruttamento economico e produttivo, non la privatizzazione per massimizzare lo sfruttamento economico e produttivo. C'è una volta domanda, hai fatto tutto questo.